E voilà, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a mettere i pali di sostegno ai nostri pomodori, però prima faremo una procedura di sfemminellatura dei pomodori perché notiamo che ci sono già delle femminelle, quindi andiamo a togliere le femminelle e poi successivamente andiamo a mettere i pali di sostegno. Andiamo a togliere le femminelle, vi dico due cose sulle femminelle perché è una parte inutilissima della pianta. Se vogliamo ricavare delle altre piantine di pomodoro possiamo fare delle talee. E noi le abbiamo fatte l'anno scorso, hanno attecchito, ma dopo c'è stato un problema perché non siamo riusciti a trapiantarle perché non avevamo più spazio. Quindi andiamo a togliere le femminelle prima e dopo successivamente andiamo anche a mettere i pali di sostegno ai nostri pomodori. I nostri pomodori, se non avete visto il video, lo trovate qui in alto nella I a destra e vi dico due cose che hanno già il fiore. Quindi siamo già a buona produzione, insomma. Quindi speriamo di fare pomodori quest'anno, insomma. Quindi vi stavo dicendo, ragazzi, speriamo che le nostre piantine di pomodoro producano tanto. E adesso andiamo a sfemminellarli, quindi siamo all'incirca alle 11 di domenica 9 maggio, se non sbaglio. Sì. Andiamo a sfemminellarli adesso e successivamente, quindi oggi pomeriggio andremo a mettere i pali di sostegno. Dobbiamo prima finire di tirare i nostri spaghi, ovvero questi qua, i fili di ferro. Dobbiamo fissarli ai pali. Alle estremità dei due pali, delle due file di pomodori abbiamo messo dei due tiranti, che in modo tale tirano quel pallone lì, se lo vedete, è quello lì, eccolo là. Quel palo lo tiene perché da lì parte tutto questo filo e deve tenere tutta la fila, quindi abbiamo messo anche dei pali un po' più grandi, un po' più resistenti. E niente ragazzi, concimazioni andremo a farle settimana prossima sui pomodori, prima li leghiamo, facciamo tutte le operazioni, poi freseremo, prima sfemminelliamo, poi mettiamo i nostri pali, poi le diamo un po' di concime e le abbiamo messo un po' di stallatico sotto aiutatemi, sotto alla piantina. Occhio un calabrone. E quindi adesso andiamo magari a fare una concimazione, un po' di azoto che serve anche a far partire meglio la piantina. La piantina è resistita, diciamo che è bella in vigore, è bella resistente, quindi speriamo che resistano. E niente ragazzi, quindi adesso vediamo se riesco a farmi un timelapse sulla sfemminellatura. Vi ho già detto che la femminella è una parte inutilissima della pianta. Ah, va a togliere solo energia alla nostra piantina. Ovviamente quando sono più grandi andremo a lasciarne qualcuna, se no non producono tanto. Quando sono alte andremo a lasciarle tutte perché se no non producono. Vi dico una cosa, i nostri pali usiamo dei pali di ferro che adesso vi farò vedere, che vado di là e vi faccio un breve video. Sono dei pali di ferro quadrati, quindi andremo a piantarli e sono circa all'altezza di 2 metri, 2 metri, 2 metri e 10. E niente ragazzi, noi ci vediamo oggi pomeriggio con il timelapse della sfemminellatura e del trapianto dei pomodori. Quindi del trapianto, scusatemi, che trapiantiamo i nostri pali, quindi li andiamo a piantare per terra. Quindi ragazzi, a dopo. Eccoli qui ragazzi, i pali di ferro di cui vi dicevo che questi qua andranno messi ovviamente nei pomodori e anche qualcuno nei peperoncini, perché tenderemo a farli andare su, quindi verso l'alto.
Quindi dopo dobbiamo tirare via tutte le travi da sopra, tiriamo via i pali, li porteremo in campo con una carriola e dopo li trapianteremo giù. Quindi li piantiamo nella terra. Ragazzi, abbiamo finito di mettere giù i nostri pali, sia le melanzane, sia i peperoni, sia i pomodori. Non vi ho fatto il video perché in vista della pioggia dovevo continuare a fare altre cose, come a vagliare, che vi farò un video anche su quello. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale ragazzi, perché stiamo crescendo, quindi questa cosa mi fa continuare il mio lavoro. Quindi ragazzi, se volete altri video iscrivetevi, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!